che cosa succede? Succede che lui stava andando con il trattore intorno al campo nel quale stava lavorando e stava giusto giusto pensando alla sua schiena che non era ancora tatuata, meditando sulla possibilità di tatuare anche la schiena e quale poteva essere il soggetto da tatuare, e proprio in quel tempo, quasi accecato dal sole, anzi leggiamo il brano, no? E quasi accecato dal sole, dicevamo, e gli sembra che il ramo di un albero lo faccia saltare via, lo porti via con sé. È interessante questa cosa. Cioè, sembra quasi che sia animato. Infatti, ecco, dice questo. Mentre girava intorno al campo, non faceva che pensare al disegno più adatto per la schiena. Il sole, delle dimensioni di una palla da golf, cominciò a scivolargli dietro e a tornargli davanti con un moto regolare. Incomincia a perdere il controllo della situazione. E questo va perché c'è il sole, no? Che gli scivola dietro e gli torna davanti. Ma a Parker sembrava di vederlo da tutte e due le parti contemporaneamente, come se avesse avuto gli occhi anche sulla nuca. D'un tratto si accorse che l'albero allungava i rami per afferrarlo. Secondo me è geniale questa parte del racconto, perché proprio sembra come se la natura si animasse. È probabile quindi che il tutto è visto dal punto di vista dello stesso Parker, no? A lui sembra così, sembra che l'albero allunghi i rami per afferrarlo. In realtà probabilmente lui è distratto e si lascia cadere, diciamo, rovina con il suo trattore addosso ad un albero. Un colpo feroce lo catapultò in aria e udì se stesso gridare a voce incredibilmente alta: Dio del cielo! Parker sente se stesso urlare Dio del cielo. Ricordiamoci che lui era un ateo ed era un bestemmiatore. Ma è lui stesso che urla questa cosa quando sta cadendo dal trattore. Urla Dio del cielo. Come se fosse un'altra persona, però. Lo vive come se non fosse lui, diciamo, a lanciare quell'urlo Dio del cielo. Atterrò sulla schiena. Lui atterra sulla schiena, non è, anche questo non è evidentemente casuale. Mentre il trattore si rovesciava, schiantandosi contro l'albero e prendeva fuoco. Ecco. È qui che nasce tutta la seconda parte, diciamo così, del racconto, no? L'originalità. Cioè, questo fatto straordinario è avvenuto in maniera tale per cui quando lui urla a Dio del cielo, praticamente questo urlo lo salva dalla morte, perché se fosse rimasto attaccato al trattore sarebbe bruciato magari insieme con il trattore. Questa cosa lo sconvolge. Allora lui ha capito, lui che è un po' malconcio, diciamo, ma è salvo, ha capito qual è il messaggio che qualcuno gli ha mandato: ti ho salvato la vita. E allora a questo punto decide qual è il soggetto del suo ultimo tatuaggio sulla schiena. E il soggetto è Dio. Infatti va dal tatuatore e gli chiede di tatuare Dio. A questo punto il tatuatore rimane un pochettino sorpreso. Dice: ma Dio in che senso? Dio nel senso di Cristo? E quindi poi gli dà una serie di disegni, gli fa vedere una serie di disegni e lui si sofferma davanti a un Cristo bizantino che sembra quasi guardarlo. E dice questo. Cioè, rimane colpitissimo da questa cosa, non va a dormire a casa, ma nel posto, nel rifugio, insomma, in cui passa la notte, continua a pensare a questa immagine di Dio che ormai ha deciso che sarà il soggetto del suo tatuaggio, e poi si sottopone al tatuaggio con molta disponibilità. Si tratta anche di un tatuaggio molto costoso, ma lui è deciso ad affrontare questo.
Dopodiché ritorna verso il paese, ma prima passa dalla locanda, diciamo, dalla trattoria che frequentava, un postaccio, dove gli amici ubriaconi lo prendono in giro. E lui, perché si è tatuato? Ah, ecco, ti sei tatuato Dio perché ti sei convertito. Sembra quasi come quando Conte Attilio prende in giro Don Rodrigo. E lui si infuria quando gli amici lo prendono in giro. Se la prende con loro. E loro gli chiedono: ma perché l'hai fatto? Perché ti sei tatuato Dio sulla schiena? E lui dice: per ridere, che ti frega. E allora perché non ridi? Giustamente gli altri hanno capito tutto. Non è vero che si è tatuato Dio per ridere. Altrimenti avrebbe avuto un atteggiamento completamente diverso. E infatti, a questo punto Parker si avventò sul gruppo, come una bufera di vento in un giorno d'estate, ebbe inizio una rissa che imperversò fra tavolini rovesciati e pugni volanti, finché i due uomini afferrarono Parker, lo trascinarono di corsa alla porta e lo buttarono fuori. Attenzione, il fatto che si sia tatuato Dio, pur per una scrittrice cattolica come Flannery O'Connor, non vuol dire che è tutto a posto. Anzi, quello che l'aspetta nella locanda abbiamo visto, quello che l'aspetta a casa, magari qua di casa non vi dico tutto per lasciarvi un po' di sorpresa nel leggere il finale del racconto, contraddirà le aspettative di Parker. Parker è cambiato, quel volo lì dal trattore ha cambiato la sua vita, ma questo non vuol dire automaticamente che vada tutto, che tutto sia cambiato, tutto sia rose e fiori. Anzi, la moglie che è bigotta lo picca con la schiena, ma lui comunque è cambiato, piange perché picchiato sicuramente, perché la moglie non ha capito niente del suo cambiamento, della sua fede, che improvvisamente, della sua conversione possiamo dire, che improvvisamente l'ha colpito, ma lui è cambiato. Tant'è vero che alla moglie, che gli chiede chi è, un po' arrabbiata anche perché era un po' di giorni che era stato fuori di casa. Lui dapprima risponde, come sempre ha fatto: io sono O.E. Parker. Poi però, per la prima volta nella sua vita, si presenta con il suo nome per intero. Non O.E., ma Obadiah Eliue. Un nome che nasconde un altro nome. Il nome di Dio in ebraico.